Salve a tutti e ben ritrovati ad un video unboxing da parte di eximaldor.com. Quest'oggi altro video unboxing al day one per quanto riguarda la nuova tastiera da gaming di tipo meccanico Corsair K60 RGB Pro. Come possiamo osservare già dalla confezione, immagine presente nella parte frontale, una tastiera full layout dotata di retroilluminazione per singolo tasto di tipo RGB, compatibile con il software di gestione Corsair IQ, dotata di layout di digitazione italiano. Nel retro della confezione troviamo ulteriori immagini osservate dalla tastiera, le principali caratteristiche riportate anche in italiano e l'adozione in esclusiva per questo primo modello dei nuovi switch meccanici RMX Viola che sono stati presentati al CES 2020. Sono degli switch meccanici lineari da 45 grammi per quanto riguarda la forza di attuazione, 2 mm per il punto di attivazione e sono, diciamo, i fratelli minori dei CRMX Red. Li vedremo comunque meglio sia in questo video unboxing sia nella recensione scritta che trovate giù in descrizione. All'interno della confezione troveremo, come sempre, per i prodotti Corsair, una warranty guide, una quick start guide e un libretto delle informazioni di sicurezza. Infine troviamo la tastiera che è la Corsair K60 RGB Pro. Dando uno sguardo più da vicino possiamo osservare una tastiera come già dicevamo full layout, quindi dotata anche di tastino numerico, layout di digitazione italiano. Adotta nella parte superiore un plate in alluminio satinato che conferisce robustezza e qualità alla tastiera stessa. Dotata di tasti in duplice funzione, sempre posizionati nei tasti funzioni, quindi dal tasto F1 a F12 troveremo i vari tasti per quanto riguarda la riproduzione multimediale, il cambio dell'intensità per la diminuzione o aumento dell'intensità della retroilluminazione e anche se non vengono riportati abbiamo possibilità, eventualmente non volessimo installare il software di gestione Corsair IQ, di cambiare gli effetti di illuminazione tramite la combinazione Fn più i tasti da 1 a 0. Riporteremo nella recensione scritta precisamente cosa fanno questi singoli tasti. Possiamo osservare una colorazione Total Black, nuovi e piccoli dettagli per i nuovi prodotti di Corsair, in questo caso troviamo la serigrafia del modello della tastiera riportata nell'angolo sinistro. Possiamo osservare anche l'adozione di caps in hubs classici a basso profilo rispetto ai classici e una struttura esposta di questi nuovi CRMX Viola. Spostandoci nel retro della tastiera abbiamo un design simile ai prodotti di fascia più alta di Corsair, con questa sorta di linea geometrica nella parte posteriore dello chassis della tastiera, che è in plastica, una plastica molto robusta. Troviamo classici piedini in gomma per stabilizzare la tastiera, oltre a due classici piedini in plastica per rialzare la tastiera e agevolare eventualmente la digitazione. Il cavo della K60 RGB Pro è classico cavo rivestito in gomma, il connettore USB non è placcato oro, è presente comunque un logo della Corsair come dettaglio. Adesso vi mostriamo prima questi switch meccanici e poi faremo un veloce test audio. Ok, ci siamo riusciti. Come possiamo osservare, sono degli switch che non adottano la classica struttura dei più classici CRMX, anche se utilizzano lo stesso stem, quindi i caps sono compatibili con i CRMX. Non troviamo il classico LED presente nella parte superiore della struttura dello switch, ma lo troviamo all'interno della struttura. I caps, come abbiamo detto, sono dei classici in hubs, low profile, come possiamo osservare. Adesso andiamo a riposizionare questo caps e passiamo a una prova audio per farvi sentire un po' il feedback sonoro di questi switch meccanici. Fantastico.
Facciamo una breve test sonoro anche da più vicino. Come possiamo sentire, hanno un feedback lineare, però a livello acustico possiamo sentire meglio, cioè comprendere meglio come si sente un leggero suono di mollo, comunque cioè, della struttura presente al di sotto, quindi fa un po' da cassa di riverbero. Con questo è tutto per questo video unboxing. Vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito, che trovate giù il link in descrizione, dove troverete ulteriori immagini dettagliate, i nostri test, le nostre conclusioni e tutto ciò che riguarda questo nuovo prodotto proposto da Corsair. Vi invitiamo come sempre ad iscrivervi al nostro canale, magari a lasciare un bel like sotto questo video, e un saluto allo staff e ci vediamo al prossimo unboxing. Ciao!